Donna si rifiuta di spostare la borsa dal sedile e riceve una bella lezione. I mezzi pubblici sono una giungla incontrollata, ma esistono alcune regole che valgono per tutti, come ad esempio che zaini e borse non possono occupare un sedile durante l'ora di punta. Chi vive a New York è quasi obbligato a passare una parte della sua giornata sui mezzi pubblici. Molte persone impiegano ore per arrivare da una parte all'altra della Grande Mela, ma la vita del pendolare è spesso inevitabile e per tanti diventa un'abitudine come tante. Alcuni sono persino contenti di salire sui mezzi pubblici, che ogni giorno offrono una grande varietà di spettacoli gratuiti ad opera di cittadini scocciati, arrabbiati, ubriachi, esaltati e via dicendo. Non esistono molte regole per quanto riguarda l'etichetta dei mezzi pubblici, ma tutti sanno che bisognerebbe fare del proprio meglio per non disturbare il prossimo e cercare di rendere il viaggio piacevole per tutti. Purtroppo tante persone se ne infischiano del benessere altrui, al punto tale che a volte sembra quasi che i mezzi pubblici facciano emergere solo il lato peggiore. Questa donna, per esempio, si è comportata in modo scorretto, ma ha ricevuto una lezione che ricorderà per il resto dei suoi giorni. Mentre i passeggeri attraversavano gli scompartimenti alla ricerca di un posto libero su quel treno affollato, questa donna ha deciso che la sua borsa meritava un sedile tutto per lei. La sua preziosa Louis Vuitton occupava un posto intero, impedendo di fatto agli altri passeggeri di trovare sollievo durante il viaggio. Di solito basta chiedere alla persona in questione di rimuovere la borsa o lo zaino per ottenere una risposta affermativa, ma quella donna aveva le cuffie nelle orecchie e un cappello che le copriva gli occhi. Tanti passeggeri avevano provato a chiederle di rimuovere la borsa, ma nessuno aveva ottenuto una risposta. Le concederemo il beneficio del dubbio, perché forse non si era accorta della folla calcata attorno alla sua borsa, ma sembrava proprio che la stesse ignorando. Con gli occhi abbassati sul cellulare, la donna non si era mossa di un millimetro, mentre l'ennesima persona le chiedeva di spostare la borsa. Non sentiva gli sguardi infuriati dei passeggeri contro di lei? La donna sembrava imperturbata, ma all'improvviso una ragazza ha deciso di prendere in mano la situazione e le ha tamburellato sulla spalla con le dita. È in quel momento che tutti hanno capito che stava decisamente ignorando la situazione. La donna ha sollevato lo sguardo dal cellulare con aria infastidita. «Posso sedermi?» ha chiesto gentilmente la ragazza, indicando con le mani il sedile occupato dalla borsa. La donna era evidentemente scocciata, ma la ragazza pensava che avrebbe comunque spostato la borsa per lasciarle il posto. Invece la signora si è limitata a sbuffare e riabbassare lo sguardo sul cellulare. Non si è nemmeno tolta le cuffiette e ha soltanto rafforzato la presa sulla borsa, senza spostarla di un millimetro. A quel punto gli altri passeggeri si sono arrabbiati sul serio. I mezzi pubblici offrono molti benefici, ma possono diventare rapidamente lo sfondo di alcune azioni dispettose e vendicative. Durante l'ora di punta, lo spazio personale diventa un sogno irraggiungibile perché i passeggeri sono costretti a stringersi come sardine pur di salire sull'ultimo treno disponibile. È per questo che esistono diverse regole scritte e ancora più leggi intuibili che regolano la vita a bordo dei vagoni di treni, metro e autobus. Non occupare un posto con la borsa quando lo scompartimento è pieno è una di queste. Dopo aver visto come ha trattato la ragazza, i passeggeri hanno perso anche l'ultimo briciolo di calma nei confronti della donna maleducata. Nel filmato potete vedere che un uomo in giacca e cravatta si fa largo tra la folla per avvicinarsi al sedile libero. A quel punto richiama la sua attenzione con dei colpetti sulla sua preziosa borsa. La donna solleva lo sguardo, ma invece di chiedergli cosa volesse, gli urla contro di tenere le mani a posto e non toccare la sua roba. L'uomo non sembra particolarmente intimidito dalla sua reazione e le risponde di spostare la borsa. La donna ha le cuffie nelle orecchie e non riesce a sentire quello che le sta dicendo. Quando le toglie, gli urla semplicemente «Che c'è?». Infastidito a sua volta, l'uomo le chiede se può spostare la borsa. Invece di scusarsi e rassegnarsi a condividere il suo spazio vitale con un altro essere umano, la donna lo manda al diavolo e gli risponde che non c'erano più posti disponibili sul treno. Anche gli altri passeggeri insorgono a quella risposta e le gridano che c'era infatti almeno un posto libero che poteva essere occupato da un essere vivente e non da una borsa. La donna però non si lascia convincere e torna a fissare lo schermo del suo telefono. Dopo l'ennesima reazione maleducata, la folla non può più sopportare la sua presenza e inizia a discutere della lezione da impartirle. Qualcuno le dice che l'avrebbe fatta rimuovere dal treno dalle autorità, ma la donna non sembra interessata ai loro commenti e risponde semplicemente agitando una mano, come si fa quando si scacciano le mosche. Alla fine un passeggero decide di chiamare la sicurezza sul treno.
Nel video potete sentire la sua voce che spiega che in quel vagone c'è una passeggera che si sta comportando in modo maleducato. Nemmeno quella minaccia velata basta però a far rimuovere la borsa della donna. Nella scena successiva del filmato si vede che il treno si è fermato ed è arrivato un agente della sicurezza. Nel frattempo sembra che un uomo abbia deciso di sedersi comunque sul sedile maledetto, strizzandosi tra il braccio e la famosa Louis Vuitton. L'agente della sicurezza è costretto a chiedere alla donna di lasciare il mezzo, ma ancora una volta lei si rifiuta di obbedire alle richieste. La signora non vuole muoversi, ma il treno deve restare fermo sui binari fino a quando la situazione non sarà risolta. Dopo qualche secondo di attesa infruttuosa, potete vedere che l'uomo seduto accanto a lei perde la pazienza e le ricorda che il treno è già in ritardo per colpa sua, ma che se si decidesse a spostare quella maledetta borsa potrebbe ripartire e portare tutti a casa entro un orario accettabile. La donna lo guarda come se avesse detto un'oscenità e continua a rifiutare le richieste della guardia, ripetendo che ci sono molti altri posti liberi sul treno e che non ha intenzione di spostare la sua borsa. I passeggeri cominciano a urlare infuriati e la donna perde la pazienza. Invece di accettare la sua sentenza e dividere lo spazio con un'altra persona, la signora urla che non vuole sedere accanto ai loro germi né essere costretta ad annusare i loro cattivi odori. La donna continua a gridare insulti ai passeggeri, in poche parole chiamandoli tutti disgustosi e puzzolenti. Il video è stato censurato pesantemente perché i suoi insulti sono misti alle parolacce, un trattamento che i passeggeri non possono e non vogliono sopportare. La donna ha persino il coraggio di urlare a un'altra signora che non è incinta né disabile, quindi non ha il diritto al posto della sua borsa. Qualcosa ci dice che non avrebbe fatto spazio nemmeno a un vecchietto con le stampelle, ma questo è un altro discorso. Molte persone infatti soffrono di disabilità invisibili a prima occhiata, ma non possono essere costrette a sciorinare la propria storia clinica ad una sconosciuta sul treno soltanto per avere un posto a sedere. La donna smette di urlare oscenità ai presenti e si rimette le cuffie nelle orecchie, dicendo ai passeggeri che non vuole più ascoltare le loro lamentele. Una giornata storta può capitare a tutti, ma questa donna ha semplicemente esagerato e i passeggeri non hanno nessuna intenzione di perdere quella battaglia. All'inizio la gente cerca di calmare i passeggeri dicendo che ormai un'altra persona si è seduta sul sedile in questione, ma i passeggeri non ci stanno e rispondono che l'unico motivo per cui quell'uomo ha trovato posto è che si è strizzato sul sedile come un'acciuga. Potete vedere come le persone alla destra della donna dispettosa sono appiccicate, sedute quasi una sopra l'altra. La signora sta ancora occupando più spazio del previsto e la folla pretende una punizione per il suo comportamento. I passeggeri espongono alla guardia la loro versione dei fatti, spiegando che la donna si è comportata in modo estremamente maleducato, insultando i presenti e rifiutandosi di compiere un gesto umano. Per fortuna l'uomo non ha bisogno di essere convinto, perché ha assistito con i suoi occhi allo scoppio d'ira della donna. Perciò passa immediatamente dalla parte dei passeggeri. «Se la fa scendere avremo un altro posto a disposizione», grida un'altra persona sullo sfondo. La donna si arrabbia di nuovo e urla «Questo è il mio spazio personale! Non importa se peso 60 kg, 30 kg o 200 kg, questo è il mio spazio personale!» In quel momento anche la guardia capisce che sarà impossibile avere una conversazione civile e ragionevole con lei. Ormai sta perdendo la pazienza e le chiede per l'ultima volta di spostare la borsa dal sedile. Lei ripete che quello è il suo spazio personale e lui raggiunge il punto di non ritorno. Quando è troppo, anche per una persona che sicuramente nell'orario di lavoro ha a che fare con un gran numero di maleducati. «Fatela scendere dal treno!» esclama diretto agli altri addetti alla sicurezza, che la fanno scendere con la forza. La donna li guarda sconvolta. «Vuole il suo spazio personale? Lo avrà all'esterno!» dichiara l'uomo, mentre i passeggeri annuiscono e festeggiano per la fine di quell'incubo. La donna ha ricevuto finalmente la lezione che meritava per essersi comportata da maleducata sui mezzi pubblici. Il video che avete visto è stato pubblicato online da un'altra passeggera, Tedra Frangos, e ha subito raccolto le reazioni oltraggiate degli utenti del web. «Si comporta come se fosse troppo nobile per i mezzi pubblici mentre viaggia sui mezzi pubblici», ha commentato una persona. «Quando un gruppo di persone così numeroso ti chiede di andartene, dovresti capire di averla fatta grossa», ha aggiunto un'altra. Mentre qualcuno ha consigliato «Bella, comprati una macchina o un elicottero, così puoi decidere da sola chi far entrare». I mezzi pubblici fanno emergere il peggio delle persone, ma sarebbe bello se tutti facessero un piccolo sforzo per non peggiorare la giornata degli altri. E voi avete mai incontrato un passeggero rude come questa donna? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di rimanere sintonizzati per altre storie interessanti.